Buonasera a tutti, sono Simone Faccio, il presidente della SIC. Spero che mi sentiate tutti bene, mi vediate tutti bene. Vi ringrazio della vostra partecipazione, che spero numerosa, per questo primo incontro che avrà come oggetto il lavoro e lo sport nel Colli. E che sarà appunto il primo di una serie di eventi che organizzeremo da adesso in poi con cadenza più o meno bimestrale, alcuni direttamente dalla piattaforma SIC, dalla pagina quindi Facebook della SIC, e altri invece riservati ai soli soci della SIC attraverso piattaforme gestite dall'Ente Nazionale Cinofili Italiano, della Cinofilia Italiana. Questo primo evento avrà come relatori Alex Solbiate e Sabina Pacini. Sabina Pacini, allevatrice con l'affisso Casa Bocci, che vedete già in video, Buonasera. è vicepresidente della nostra società e insieme a Alex Solbiati si occuperà di questo primo evento. Alex Solbiati è un istruttore cinofilo, ma soprattutto un appassionato di colli, che è proprietario di diversi colli, ha già iniziato a fare le sue prime cucciolate ed è una mano molto importante anche per la SIC per tutto ciò che riguarda l'aspetto informatico, visto che cercheremo sempre di più di potenziare questi strumenti un pochettino innovativi. Per cercare di rimanere in contatto con tutti i soci e per cercare di divulgare più informazioni possibili in merito alla razza per avvicinare più possibili più nuovi soci e nuove persone a questa splendida razza. Quindi ringrazio e saluto Sabina e Alex e lascio a loro la Grazie. presentazione della serata. Grazie a tutti, buona giornata, buona fortuna. Grazie. Ciao. Grazie, ciao. Buonasera, vi ringrazio per la partecipazione. Oggi siamo con Alex Solbiati per parlare di colli, lavoro e sport. Alex, presentati, parlaci un po' di te. Ciao a tutti, come ha anticipato il nostro presidente Simone, io sono un tecnico formatore della Federazione Italiana Sport Cinofili, sono istruttore cinofilo e presidente di una società sportiva che si chiama Wild Dreams. Sono molto appassionato e innamorato talmente tanto di questa razza. Ho cani appunto di proprietà che condividono pienamente con me tutta la mia vita. Io faccio questa attività da ormai ufficialmente 10 anni, iniziando molto prima, ma proprio a livello ufficiale questo è l'anniversario, quindi 10 anni da quando realmente mi occupo di queste cose. I miei cani fanno attività, ne fanno varie, tempo permettendo, soprattutto quest'anno che purtroppo il Covid ha Via del impedito Covid. tante cose, però non ci si ferma, perché comunque oltre all'esposizione, oltre a tutte le manifestazioni che purtroppo sono state bloccate, quello che è il lavoro più grosso lo fanno gli allevatori, lo fanno i proprietari, lo fanno gli appassionati, gli fanno gli amatori e lo fanno a casa. Lo fanno a casa godendo pienamente questa splendida razza. Allora, come mai oggi ci parli del pastore scozzese, focalizzandoti sul lavoro e sullo sport? Prettamente perché davvero è una razza di cui io sono pienamente innamorato. Prima ho sempre avuto altri cani di altre razze con cui ho iniziato attività sportiva, ho iniziato le attività di lavoro, che è quello che poi andremo un attimino anche a trattare. E quando mi sono affiancato, perché in realtà sono stato io ad affiancarmi alla mia prima cagnolina rispetto all'opposto, mi si è aperto totalmente un mondo che non potevo immaginare. Una razza particolare che vive nel mito di quello che è inutile negarlo, il famoso Lassie, che tante persone Ormai confondono come nome della razza, con i pro e i contro, perché ovviamente ha dato varie pubblicità a quello che è davvero un cane forte, affidabile, sincero e leale, ma allo stesso tempo confondendolo anche con quello che invece era il nome di questo meraviglioso cane. Innamorandomi di questa razza, ho partecipato a tanti progetti con i miei cani in prima persona,
progetti che hanno coinvolto bambini, progetti che hanno coinvolto persone anziane, persone con disabilità, perché è una razza a tutto tondo. Da quando appunto mi sono approcciato al pastore scozzese è diventata, scusate la parola, ma davvero una droga, e non ne posso fare a meno, perché tutta la mia vita adesso si è molto concentrata su quello che è la divulgazione e lo sviluppo di questa razza, sperando di dare anche un po' il mio contributo. Bene, quindi partiamo subito con il pastore scozzese. Cosa dici di questa razza e cosa vuol dire lavoro e sport? C'è una differenza appunto abbastanza elevata da fare, perché noi cinofili spesso e volentieri parliamo di lavoro quando intendiamo anche le attività cinofile. In realtà è anche così, perché quello che è realmente, nel termine più purista, il lavoro è ciò per quello per il quale la razza è nata, quindi ciò che è stato predisposto per questa razza. Quindi andiamo a parlare di pastorizia, andiamo a parlare di tutte quelle attività che sono legate alla conduzione del gregge. Mentre lo sport sono tutte quelle attività che noi possiamo fare nella società moderna, sfruttando anche queste qualità innate dei cani, nel nostro caso dei pastori scozzesi, ma anche di tutte le altre razze. In realtà, poi, quando ci si ritrova in un campo cinofilo, noi queste attività le definiamo anche lavoro, perché il lavoro è qualcosa che ci impegna, un po' come noi umani, quando andiamo a lavorare siamo impegnati in qualcosa, quindi un cane che definisco che lavora, in realtà può fare anche un'attività che può essere una ricerca olfattiva, altre cose, però per loro è un lavoro. Perché partiamo dal presupposto che stiamo parlando di un pastore scozzese nel nostro caso, cioè il Rough Collie e lo Smooth Collie hanno il carattere di quello che è un vero scozzese nel nostro immaginario, cioè intelligente, curioso, fiero, indipendente. E questo era il lavoro che anticamente che era chiamato a fare, e lo svolgeva esattamente così. Cioè, sono doti che anche ad oggi persistono e valgono un sacco di merito e onore. Ricordiamoci che appunto è una delle razze più antiche, diciamo, da pastore, che ha conservato fino ad oggi tutte queste qualità, come si vedono anche in queste fotografie, cioè è dotato da grande istinto, è in grado di cavarsela anche molto da solo, ed eseguire dei comandi, diciamo, impartiti da quello che era una volta il pastore, adesso è conduttore e della propria famiglia. Insomma, è un braccio destro, è un alter ego di quello che siamo noi. Tant'è che appunto la parola Collie, diciamo, ha tra i vari significati originali di quello che può essere la nomenclatura di questa razza, ha un significato che voleva dire utile, cioè letteralmente significava anche oscuro. E con il tempo questo termine è diventato quello che definiva appunto un cane da gregge, utile e adatto per qualsiasi situazione. Quindi è stato selezionato per condurre il pascolo e mantenere unite gregge di pecore, e da qui appunto il nome Colli. Di conseguenza noi stiamo parlando di una razza antichissima che veniva usata nel XIX secolo, nel senso che, ma anche prima, però in quegli anni lì conquistava comunque una posizione molto forte all'interno dei pastori britannici, soprattutto anche a livello morfologico, perché poi cosa che ogni tanto si nota dalle fotografie, abbiamo quelli pelosi e quelli senza peli, Quindi perché per chi non è addetto ai lavori, appunto abbiamo il Rough Collie, che è il collie a pelo lungo, e lo Smooth Collie, che è il collie a pelo corto. All'inizio non c'era grossa distinzione, perché detto terra terra, ciò che era l'utilità, quello che poteva essere un cane da pastore, andava bene, quindi si andava un po' a non essere così pignoli in quella che era questa differenza morfologica. In realtà già all'epoca, nella selezione, c'era una differenza molto grossa, perché lo Smooth Collie portava le gregge al mercato, sì. il Rough Collie invece era ciò che si occupava delle gregge, grazie al pelo lungo, quindi poteva resistere di più alle intemperie, poteva stare lì a infrattarsi, tra virgolette, tra quella che era la vegetazione e proteggersi. Quindi aveva un'arma difensiva in più, che sommato all'intelligenza, la bellezza e l'indipendenza erano tutte delle caratteristiche che lo rendevano davvero, davvero agile.
è un cane generoso, però appunto resta pur sempre un pastore, no? Quindi un po' chiuso, indipendente, che non ama troppo la vita caotica, frenetica. Però ha bisogno di punti fermi, ha bisogno di punti fermi, ha bisogno di certezze e tanta naturalezza. Cioè un rapporto franco e onesto col proprio proprietario e con la propria famiglia. Quindi cioè, questa riservatezza unita appunto alla dignità e al portamento tira fuori anche la sensibilità e quello che agli occhi di tutti era ed è tuttora il famosissimo Lessi. Quindi appunto, collegandosi a questo discorso, si può dire qual è il carattere del pastore scozzese. Possiamo parlare di questo. Per me è inutile dire un carattere meraviglioso. Nel dettaglio, perché comunque vai, la genetica non è un'opinione. Cioè, quando parliamo di selezione, e no, non parlo di allevamento moderno, ma parlo di quello che è stata la selezione da anni e anni e anni per ottenere una razza come questa, ha uno scopo. Cioè, per quale motivo non se ne è stato selezionato, per esempio, un beagle per fare il pastore o un maltese? Cioè, c'è comunque un filo logico, ovviamente. Le varie razze canine nascono perché qualcuno aveva bisogno di qualcosa di specifico e utile in un determinato compito. E quindi col tempo si è arrivata a una diversificazione importante. Era la funzionalità del cane, non tanto l'aspetto, che serviva poi con la selezione, invece quella che è diventata poi la selezione moderna, lo standard e quindi la differenziazione, allora a quel punto si è andato anche su un livello morfologico. Di fatto certe caratteristiche fisiche sono ovviamente ottimali per certe funzioni e da qui si sono fissati carattere, perché comunque il carattere è una delle armi vincenti del Collie, cioè la capacità di collaborare senza avere aggressività e senza avere predatorio, cioè quello che era per tutti un pastore. Cioè, andando proprio nel dettaglio, in Scozia non c'erano chissà che grandi predatori, non c'erano lupi, non c'erano leoni, non c'erano orsi su cui difendersi. Cioè, chi era la problematica maggiore? Era l'uomo. Quindi era un uomo che andava nel gregge a rubare le pecore. E da qui arriviamo al nostro pastore scozzese, perché il cane non deve aggredire, perché se aggredisce l'uomo viene neutralizzato e le pecore vengono rubate. Cioè è proprio molto terra-terra, molto franco come tipologia di selezione. Di conseguenza, così era meglio. Un cane diffidente, che piuttosto si butta correndo ed abbaiando quando magari c'è qualcosa che disturba un po' quello che è nel suo regime mentale, abbandona un po', non dico il ruolo di guardiano, ma quello che è osservare prettamente le pecore, perché buttandosi, abbaiando, le disperde, allontana quello che è il pericolo o avvisa di quello che è il pericolo. E quindi ci troviamo comunque un cane che avvisa anche da questo punto di vista. Sfarpaglia le pecore, impedisce il furto e poi, passato il pericolo, li raduna. Quindi è ovvio che nel tempo la selezione ha cercato di mantenere questi caratteri, perché allora da lì andiamo a ottenere il lavoro. Quindi anche come vediamo nelle foto, il lavoro cos'è? È ciò che è geneticamente un animale, nel nostro caso il cane pastore scozzese, è predisposto a fare. Di conseguenza la collaborazione stretta col pastore, che guida il gregge, lo divide, isola la pecora, la riunisce, eccetera, si potenzia da quella che è una memoria di razza molto importante. Quindi il Collie è un cane da contatto e quindi è molto collaborativo, un cane con bassissimo tasso di aggressività, un cane che non ha assolutamente problemi a vivere in famiglia ed eseguire tutti i compiti che gli vengono affidati. Cioè è un cane selezionato per obbedire prontamente a ciò che diceva il pastore. Ovvio, non come uno schiavo, ma in collaborazione, quindi con rispetto e con punti cardine. Cioè, immaginiamo di vedere appunto quello che era un gregge che deve essere condotto in un imbuto e fatto passare attraverso un cancello. Il pastore si mette a gridare al cane, gira a destra, gira a sinistra, stai fermo. Se il cane non collabora, tanti non saluti al lavoro. E quindi arriviamo comunque ad avere un aiuto molto funzionale. Un cane da pastore è stato selezionato comunque per obbedire. Quando dico obbedire, come ho detto prima, non è un'obbedienza cieca, cioè è comunque un cane con una personalità elevata, è cresciuto, addestrato nel modo giusto,
con rispetto, con l'idea che l'uomo e il cane stanno collaborando e che non è che c'è un padrone che ordina avanti e indietro, su e giù e trick e track, davvero riusciamo a ottenere quello che gli si chiede. Quindi il pastore scozzese è nato per questo. È stato selezionato per essere così. Solo così era funzionale e di conseguenza questa funzione ce la ritroviamo anche al giorno d'oggi. Ovvio. Il Collie è un cane addestrabile? Quindi è questa la domanda successiva? Direi di prettamente, sì. Sì, come ho fatto tutto questo mega preambolo per arrivare a questo. Per avere questa, diciamo, domanda in cui è decisamente un cane addestrabile. Però il Collie collabora. Deve avere feeling col proprio conduttore, col proprio proprietario e con la propria famiglia. È per questo che i Collie si lasciano addestrare, diciamo, anche con grande facilità. Hai una memoria di razza antica, hai una predisposizione molto grossa, però allo stesso tempo manifestano anche un po' di insofferenza, diciamo, se gli fai fare esercizi che non comprendono l'utilità, proprio perché è a tutti gli effetti un cane utile, oltre che, a parer mio, bello. Per questo, diciamo, tutte queste loro caratteristiche sono un punto cardine nelle famiglie che decidono di avvicinarsi a questa razza. Cioè, se famiglie con bambini, io non dirò mai, da istruttore ed educatore, che a priori qualsiasi famiglia va bene, bambini e tutto, perché ogni cane ha la propria soggettività, ha il proprio carattere, ha la propria anche predisposizione. Se parliamo in generale di razza, comunque un Collie vede quello che è la famiglia come da sempre un punto cardine, qualcosa di cui fidarsi, qualcosa da cui si è amati ed amare, e quindi è sensibile, non accetterà mai, diciamo, che cosa che magari altre razze fanno, quindi un addestramento militare con eccessiva con fermezza e costrizione. Cioè, è difficile riuscire a fare qualcosa con violenza. Io, proprio a livello personale, avendo Collie, portandoli nel lavoro e vedendo anche delle persone, una ragazza iscritta alla società che gira in agility con dei cani, a mio parere, formidabili, oltre alle foto che ogni tanto ho visto passare di una cara amica Adele, con cui ha partecipato all'Europeo, cioè ottenendo enormi risultati, sempre con una certa voglia di collaborare, con una certa tranquillità, con una certa voglia di ottenere un risultato giocando con il proprio cane, giocando e divertendosi. Proprio settimana scorsa ho visto su Facebook un'intervista della ragazza iscritta alla SIC, che era andata in televisione, e ho visto in lei, nelle sue parole, un'istruttrice di agility, quello che io vedo quando comunque insegno anch'io o vedo girare i Collie nel mio centro, perché è questo un tutt'uno che fa innamorare le persone di questa razza. Collaborazione, feeling, stimoli motivazionali che non sono il bocconcino, ti attiro, perché ci sono quelli anche affamati che mangerebbero davvero volentieri. Però lì andiamo un po' sulla banalità, su quello che è la base. Anche l'attenzione si crea conoscendoli, portandoli, diciamo, con i giusti guanti di rispetto per ottenere dei risultati. Chiamiamoli risultati, ma comunque qualsiasi cosa, qualsiasi attività, qualsiasi, anche la più piccola, è un enorme risultato. Non c'è bisogno di essere bravissimi, appunto, come la ragazza in foto a partecipare. Lì stiamo parlando dell'eccellenza, con cani ottimi, con cani comunque hanno pedigree anche ottimi, e loro sono davvero brave. Però nel nostro piccolo, tutti noi, tutti i giorni, possiamo ottenere anche dei piccoli, diciamo, risultati, ma molto soddisfacenti, con giochetti, collaborazione e tanto altro. Mia sorella, che suo malgrado è stata catturata dalla mia passione, quindi anche lei ha in proprietà un Collie a casa mia, da quando sono nati, lei era qua tutti i giorni a casa mia, tutti i giorni a guardare i cuccioli, a immaginare quello che poteva essere il suo futuro con il cucciolo che si era scelto. E questo futuro io lo vedo tutti i giorni, in un presente che è questo cane qua, facendo attività simpatiche, propedeutiche, attività di collaborazione che uno
magari non si immagina neanche che potessero fare, ma solo perché si trova la giusta chiave per parlare con dei cani da una grande personalità e una grande voglia di fare. Cioè, tutti i colli hanno un modo proprio anche tipico di giocare, amano farsi rincorrere da altri cani, giocano in modo agile e scattante. A volte li trovi a riposo che gonfiano e sgonfiano le guance come per dire che sbuffano, cioè un po' un segno di protesta, per dire vabbè, ma mi rendi partecipe in qualcosa? Facciamo qualcosa. Ma... Non so, rimangono le successo. Con le caratteristiche, certo. Che chi ha a che fare con un collie non può che innamorarsi, perché ha davvero, lo si dice di tutte le razze che mancano solamente la parola, la nostra parola è molto diversa dalla loro. E cercare di capire quello che è la loro parola è un impegno innanzitutto per la famiglia, perché è inutile negarlo, bisogna comunque essere disposti anche a mettersi in gioco, ma dà tante soddisfazioni ed è proprio una cosa meravigliosa, cioè, non ci sono paragoni. Senti, tanti ci chiedono, sia neofiti, a che età iniziare l'addestramento o l'educazione e perché iniziarla? Questa è una domanda che viene ripetuta tantissime volte, quindi esatto. Alex, spiegaci un po'. Anche la risposta in realtà è molto difficile da dire, perché prendendo un po' con le pinze quello che sto per dire, ma non perché è sbagliato, ma perché personalmente io direi, quando si inizia, e lo dico a tutti, subito. Ma con subito non vuol dire partire in quarta e cercare di addestrare realmente il cane in qualcosa, ma da subito, partendo con il piede giusto, affiancandosi anche a persone con una certa competenza, si parte da delle basi molto importanti. Semplicemente il modo di giocare, il modo di far conoscere il mondo ai nostri colli, per me vuol dire iniziare quello che è un'educazione e un addestramento. Perché quando fin da cuccioli, con questo non dico che bisogna mettersi lì a manipolare, cioè l'allevatore fa l'allevatore e sa benissimo cosa vuol dire fare l'allevatore. Chi si improvvisa è meglio che si faccia seguire, diciamo, o che eviti, a ognuno il suo, però un allevatore sa anche come partire dalla base con certe stimolazioni, perché la cosa che può essere anche più banale in assoluto, il fatto dei rumori, il fatto della radio, il fatto di qualcosa di esterno, cioè tutto ciò che non è conosciuto fa paura. Di conseguenza, se un cane non ha mai sentito il rumore di una macchina, è normalissimo che abbia paura di una cosa sconosciuta. Di conseguenza si parte da subito. Cioè, questo per me è educazione. Poi possiamo andare sempre più avanti. Cioè, parlando di cose come per esempio, anche in questo caso vediamo un collie, penso, di linea abbastanza americana, che segue appunto delle anatre, anche quelle sono americane, perché l'ho riconosciuto più dalla tipologia di anatre, lì c'è tanta genetica, quindi c'è quello che abbiamo detto, il lavoro, la predisposizione a fare qualcosa che nella loro memoria di razza c'è. Ovviamente un cucciolo che si approccia da subito a quello che è il lavoro, o da quello che è non lo sport, perché ha uno scadenziario, comunque una schedulazione soprattutto fisica, impara da subito a rapportarsi a certi regimi. Da 4 ai 6 mesi possiamo fare comunque degli esercizi proprio accettivi, nel senso devono comprendere quello che è una stimolazione mentale e mai un affaticamento articolare. Quando si chiudono le cartilagini, quindi arriviamo ai 12-18 mesi, un cane è formato e quindi può fare addirittura anche le gare. In tutto questo frangente di tempo un cane non è che impara dal nulla, quindi siamo noi che con le nostre singole azioni giornaliere, con noi intendo la famiglia, non gli istruttori, gli educatori. Gli istruttori e educatori sono guide per portare la famiglia alla chiave di lettura tra loro e il proprio cane. Entra la famiglia facendo tutte queste esperienze giuste, rispettando i tempi
esperienze che sono iniziate fin dall'allevatore da cui è nata la cucciolata, allora questo è un passaggio e quindi una metodologia di lavoro. È per quello che uno dice si inizia subito, a meglio, io dico che si inizia subito. Poi abbiamo anche tanti fattori anche caratteriali, nel senso, diciamo, le femmine normalmente sono notoriamente più tranquille nell'immaginario di tutti, se vogliamo farlo in generale nel collo non è proprio così, quindi bisogna anche capire un attimino com'è la singola razza. Personalmente, per mia esperienza personale, i maschi sono degli eterni farfalloni. Sì, belli. Eterni farfalloni. Quindi sono proprio dei cani, almeno i miei, quelli che ho visto. Le femmine sono un attimino più... Che vogliono dire la mandine. Esatto. Sì, e non voglio fare paragoni con... No, assolutamente. Per esperienza ho notato questo, e quindi anche a un livello di addestrabilità, che in realtà per me è più un'educazione, io mi ritrovo normalmente a vedere i maschi dei pastori scozzesi che sono un po' più tontolini, ma allo stesso tempo però sempre felici con il mondo, cioè proprio come indole di razza, difficilmente, cioè, ce l'hanno già dentro il fatto che davanti a una sfida non abbassano la testa, ma la snobbano, proprio come per dire sì, va bene, ciao. Le femmine se la legano un po' più al dito. E quindi parti davvero quello che è un addestramento un po' così. Questo è per quanto riguarda appunto un po' di differenza caratteriale. Tornando su quello che invece è la differenza tra lavoro e sport, noi abbiamo quello che abbiamo definito come parola chiave lavoro, quindi pastorizia, gregge, attitudine. Abbiamo poi i vari test attitudinali, quindi quando si dice iniziamo dal cucciolo, iniziamo ad addestrarlo, certe cose non aiutano ad addestrare, cioè aiutano poi a sviluppare le capacità per fare qualcosa in più, però queste cose ce l'hanno già dentro. Una gente, infatti abbiamo i test ufficiali che sono il NAT, per esempio, che ha lo scopo di verificare l'attitudine alla razza, alla conduzione del bestiame. Non c'è un addestramento per questo, il cane ce l'ha dentro. No. Se non ce l'ha, può essere singolo, però una domanda in più se la fa, dice come mai? Cioè, un cane così bello, un cane così utile, un cane di cui tutti ne parlano bene, è stato selezionato da sempre per questo motivo. Con questo non vuol dire che quelli che non lo fanno non valgono niente, anzi. No. Però bisogna capire che è nato per questo, e quindi anche il suo corpo è sviluppato per questo. Quello che poi è lo standard di razza, quindi gli angoli, la spinta, tutto che è il movimento. Sono tutti finalizzati a quello che è lo studio di un cane che fa queste cose. Quindi noi abbiamo questo tipo di lavoro, che è l'obiettivo principale, che è stato selezionato grazie ai pastori che l'hanno selezionato da secoli e secoli, e otteniamo quindi un tipico comportamento con delle specifiche risposte, con determinati stimoli. Cioè, una pecora per un pastore scozzese è decisamente molto più stimolante che un bucconcino che spesso prendono in bocca e poi sputano. Non è quella la chiave di lettura di un pastore scozzese. E quindi abbiamo tutte queste caratteristiche, diciamo, comuni alla razza del pastore, che sono l'interesse verso il bestiame, la disponibilità a collaborare con il conduttore, il controllo del bestiame, che ti porta a quello che è l'attitudine. Poi c'è la parte del lavoro, che parte anche dall'educazione, che parte poi a quello che è l'addestrabilità, o se vogliamo chiamarla così, oppure sviarlo verso lo sport, che non è che un palliativo rispetto al bestiame, no. È semplicemente qualcosa che completa la vita di questi cani nella società moderna, perché noi non tutti abbiamo la possibilità di avere un gregge di pecore. Certo. E anche perché i campi sono pochi, quindi c'è anche una questione logistica, quindi esatto. Problematica. Però, partendo dall'idea che il cane è stato selezionato per questo, di certo non solo non gli facciamo un torto a fargli fare altre attività, che anche le esposizioni sono un'attività, perché un conto è prendere il cane, sbatterlo lì e dire mio cane ha vinto, un conto è
seguirlo, abituarlo a quello che è anche la toilettatura. Cioè, questa è tutta parte grossissima di addestramento ed educazione, perché un cane manipolato è un cane che comunque sa anche vivere bene con se stesso, perché quello che dico a tutti chi inizia a fare dei percorsi educativi con me, innanzitutto fa parte del benessere animale spazzolarlo, curarlo, toccare i polpastrelli. Se entra un forasacco e non è mai stato abituato ad essere toccato sotto i polpastrelli, il veterinario soffre, il cane ci soffre ancora di più, cioè non è così semplice. Quindi se noi pensiamo a tutto tondo quello che è, per esempio, anche il mondo delle esposizioni, non è una costrizione, ma anche quello diventa paradossalmente un lavoro, se fatto con un certo criterio, perché ovviamente, soprattutto nella nostra razza, che non è rappresentata da uno o due cani così a caso, ma ci sono ring molto molto corposi, dove i maschi sono a poca distanza l'uno dall'altro. Di indole già ci graziano tantissimo, perché già l'indole del pastore scozzese ci grazia in un modo mostruoso, soprattutto nei maschi rispetto alle femmine, però allo stesso tempo quella è una prova di lavoro molto grossa, certo. Perché noi li mettiamo in un momento ipotetico di stress, altissimo, e vivendolo col proprio conduttore, col proprio handler, comunque con la persona che sta facendo quell'attività con lui, con cui lui sta collaborando in quel momento, allora è un cane felice, un cane che si presta, un cane che si mostra, non è un cane che si schiaccia, che tiene le orecchie basse, può capitare se è a disagio, e te lo fa capire proprio in quel momento lì, quindi non è solo nell'esposizione, ma in tutto il resto del lavoro addestramento. A me capita tantissimo con i miei cani di magari insegnare qualche esercizio nuovo che all'inizio non capiscono, perché ovviamente non si parla di attitudine loro, ma gli sto davvero insegnando qualcosa, come uno slalom per esempio, qualcosa che loro sono abituati magari a vedermi muovere, ma non capiscono perché si devono muovere con me in simbiosi in un modo diverso. Innanzitutto, mai arrabbiarsi, ma quella è la regola base con tutti i cani. Ma se loro mi sentono nervoso, ciao. Cioè, faccio prima a tornare la settimana dopo, perché vuol dire che ho perso la chiave di lettura dei miei cani. Ho perso il feeling e ho perso la collaborazione con loro. E a quel punto riprenderla, non dico che è difficile, però non è neanche una passeggiata, perché loro sono cani che hanno davvero una signorilità, ma allo stesso tempo una intelligenza, una voglia di collaborare, un rispetto molto elevato, che tanto diamo, tanto riceviamo. Allora, hai parlato di cuccioli, quindi gli allevatori possono valutare da subito un cucciolo predisposto al lavoro o sport? Allora, anche questa è una domanda abbastanza difficile. Sì. Allora, perché io potrei dirti di sì. La predisposizione ovviamente la vedi piano piano quando cresce, perché come abbiamo detto anche prima, non hai la possibilità di vedere, parlando di lavoro, le pecore di fianco a casa, o le ocre, o le anatre, o il bestiame in generale. Ovviamente quando un cucciolo nasce direttamente in quell'ambiente lo si capisce subito, perché si vede già da subito come tira fuori il suo istinto e il suo carattere. Quando invece gliele presenti più tardi, magari c'è da aspettare un attimino. Per quanto riguarda lo sport, ci sono delle piccole comunque accortezze che quasi sono un po' le stesse anche del lavoro fin dal cucciolo, perché guardando anche un po' l'istinto, non dico di sopravvivenza, ma il cucciolo, quello che cerca di arrivare da subito alla poppata, quello più sveglio, quello più furbo, quello più stimolato, quello più dinamico, quello che comunque giocando con i primi giochetti, con le prime cose, non si spaventa, ma quelle sono caratteristiche che sia nel pastore scozzese che nelle altre razze, una persona esperta di quella razza specifica può capire da subito. Non dico dal primo giorno, però diciamo dopo poco ci si può arrivare. Li ovvio. Io... l'ultima cucciolata fatta avevo identificato, parte morfologicamente, però quello
può andare un po' anche a gusti, e comunque non è, ci sono persone con grande esperienza che possono identificarli fin da subito, davvero dal primo giorno. E ne hanno date prova, perché su quello ho avuto proprio la prova alla mano che quello che hanno detto avevano ragione. Però nell'ultima cucciolata io avevo identificato già dopo una settimana i cuccioli a quale famiglia potevano essere destinati, quindi chi poteva diventare davvero un cane sportivo. Poi conta tantissimo anche tutto l'intermezzo, perché un'altra delle cose che dico sempre, che spesso si legge anche in internet, si legge nei vari forum in generale dei cani, è per quanto riguarda la concezione del tempo dei cani, che non ce l'hanno, quindi dicono passano 5 minuti o passano di più, non se ne può. In realtà però tutto quello che succede in mezzo a quel tempo, un peso ce l'ha. Quindi quando tu esci di casa e ritorni tra 5 minuti, in quei 5 minuti cosa può essere successo? Cioè che esperienze sono state create e sono state acquisite dal cane? Decisamente di meno rispetto a tutte le esperienze che possono succedere dopo un mese, dopo un anno. Di conseguenza loro potrebbero anche non avere la concezione del tempo, ma tutte le esperienze che immagazzinano in questo lasso del tempo hanno un peso elevatissimo. Di conseguenza, dalla crescita del cuccio, quindi da quando è piccolo, da quando inizia a fare i primi passi, da quando inizia a muoversi e potenzialmente potrebbe essere, non dico un campione, però predisposto davvero a fare un'attività, un bel peso c'è. Poi nel frattempo bisogna non scoraggiare questo cane a queste cose, quindi non bisogna comportarsi chiudendolo o sbagliando, perché poi in questi casi abbiamo tutto quello che è la genetica di razza e tutto quello che è poi ciò che facciamo noi o fa l'ambiente circostante, quindi che va a sviluppare poi il carattere definitivo del cane, perché in tutto questo intermezzo di tempo abbiamo un peso davvero davvero elevato. Quali sono gli sport più indicati? Anche qua un po' una bella domanda. Tolto un po' quelli da attacco a difesa, ma proprio perché geneticamente abbiamo un cane che ci potrebbe sempre essere l'eccezione, perché ci potrebbe sempre essere. Però ci sono altre razze molto più idonee e geneticamente evolute e selezionate per quello. Quindi difficilmente un pastore scozzese ha determinati istinti. E non è cattiveria quell'istinto lì, è semplicemente selezione e genetica, un lavoro che diventa poi attività sportiva. Nel nostro caso abbiamo comunque tantissime attività che si possono fare. Cioè, molte immagini che si vedono sono immagini di agility, perché per me è uno degli sport che io pratico e che io vedo e di cui ne so di più, quindi potrei parlare ore di quello che è l'agility, pur vedendone pochi girare nei campi, perché ci sono altre razze molto più non dico sì, predisposte, però lavorano in maniera diversa. Sì. Per tornare sul discorso del lavoro, della predisposizione, sia non dico in velocità di apprendimento, però in voglia di collaborare con un autopagamento maggiore. Nel colli si fa un po' più fatica, ottenendo però risultati elevati. Da lì si può spiazzare tutto. Con dei miei cani ho praticato cani cross, agility, comunque fanno esposizioni, mia sorella fa il K9, sono attività comunque anche di equilibrio, parecchie attività. Diciamo, noi abbiamo la fortuna di avere nel pastore scozzese una razza generosa, importante, che ragiona e che ti dà l'anima se tu sai essergli davvero un compagno di vita concreto, reale e soprattutto chiaro. Quando non si è chiari e quindi ci sono poche sicurezze, perdiamo anche agli occhi dei nostri cani questa sicurezza e quindi la loro voglia di collaborare con noi. Ma quando noi abbiamo questa forza di poter essere persone costanti, persone che coinvolgono i cani
nelle nostre attività, allora lì possiamo spaziare su, su tutto. Poi per predisposizione fisica, attitudine, eccetera, ci sono cose che possono arrivare sopra le stelle. Come abbiamo sempre detto, il lavoro vero è questo, quello che si sta vedendo in questa fotografia qua. Quindi chi ha la possibilità sicuramente ha con questo cane una marcia in più su quello che è l'attività dello sheepdog. Potrebbe magari avere una marcia in meno per quanto riguarda che l'obedience, ma assolutamente non è così. Cioè, stiamo parlando di macro esempi, perché comunque, come tutti i cani, come tutte le razze, con la giusta chiavigliatura, con la giusta motivazione, con la giusta voglia di collaborare, puoi ottenere un ottimo risultato. Tornando a una piccola parentesi che avevo fatto proprio all'inizio, quando abbiamo parlato della leggera differenza tra quello che era il Rough Collie e lo Smooth Collie. Il Rough Collie, lasciato a sé nei prati, quindi indipendente, un po' più schivo, un po' più guardiano, comunque anche paragonato al lavoro a quello che è lo Smooth Collie, abbiamo non una marcia in meno, perché sembra quasi sminuirlo, però da lì vedi uno Smooth Collie che comunque notoriamente ha più tempra e temperamento, perché sì, lui è stato selezionato per essere un cane da conduzione nel mercato, in mezzo alle carrozze, in mezzo alle persone, cosa che invece il Rough Collie doveva un po' più schivare. Quindi l'emotività di questi cani ha un livello, diciamo, che non bisogna né superare da una parte né andare sotto dall'altra. Bisogna conoscere un po' la storia, un po' quello che sono i nostri cani, affidarci tanto al buon senso e a persone competenti e quindi partire poi alla grande. Quindi anche alla domanda che mi hai fatto prima, da quando iniziare, uno inizia subito semplicemente giocando, motivando, divertendosi col proprio cane, e può ottenere davvero la qualsiasi con qualsiasi sport. Tra gli sport che per me è uno sport regina è l'agility, perché è una danza, come ha sempre detto il mio insegnante e il mio coach Alfonso da sempre, l'agility è una danza a sei zampe, quindi è una cosa per tutte le razze, e quando la fai col tuo cane, nel nostro caso specifico con un pastore scozzese, ha quella marcia in più, perché parte col presupposto che ci deve essere il feeling, ci deve essere quel gradino superiore al semplice addestramento, mettiamola così, e quindi un appagamento maggiore. Oltre a quella ci sono tutti gli altri sport, come può essere appunto il trailing, il canicross. L'importante è che si parta dalla base, dalla voglia di davvero collaborare. Sfruttiamo il loro pool genetico del lavoro, della voglia di collaborare, della voglia di obbedire ma con rispetto, e otteniamo quello che poi per noi è il binomio, cioè una persona che sta col proprio cane a divertirsi. In questo caso sono sempre video di Adele, e la sta conducendo, le sta dicendo che esercizi fare, non la sta obbligando, il suo cane si sta divertendo da matti, cioè proprio non ci sono paragoni quando si vede. Non è un comportamento di addestramento circense, perché è una cosa che tanti fuori dal mondo della cinofilia possono anche additarlo nei confronti magari di uno sport come l'agility, perché in realtà non è per niente obbligato il cane, ma è tutto questione di collaborazione. Nel nostro caso ancora di più, perché nel pastore scozzese abbiamo quell'aggravante dove delle grida esagerate o li facciamo offendere, e così non funziona. Non capiscono. Allora, come si prepara un pastore scozzese al lavoro o allo sport? Con tanta motivazione iniziale. Allora, partiamo da quello che è l'addestramento, perché l'addestramento del collo in generale, del collo, dello smooth, è abbastanza particolare, nel senso, non per denigrare, sminuire, anche perché nel lavoro che faccio è quello, è la mia vita, quindi se ci fossero state difficoltà oppure cose estremamente facili, cioè non hanno paragone, cioè ci si deve mettere in gioco. Quindi tu ti trovi da un lato una sua incredibile intelligenza, una dedizione totale al padrone, che lo rendono ben adatto a ricevere un'educazione attenta, curata e molto
predisposta e viva. Dall'altro abbiamo comunque invece la mal predisposizione, la voce grossa, come ti stavo dicendo prima. L'offesa arriva facile, e quindi lo fanno diventare un cane paradossalmente difficile da addestrare, ma solo per questo. Se io mi mettessi lì col bastone in mano, bastone da scitto, non per picchiarlo, ci mancherebbe altro, però semplicemente così, con la voce forte, 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 probabilmente un border collie mi ascolterebbe un po' di più e non mi manderebbe a quel paese, un rough collie invece mi guarda e mi fa, ma cosa stai dicendo? Cosa vuoi? Cioè, mi è capitato anche all'inizio degli allenamenti con la mia femmina, mi ricordo una scena che ha fatto abbastanza divertire, perché divertire da fuori, io mi sono sentito invece un po' uno schifo perché non mi sono accorto del suo disagio. Doveva fare una passerella, le ho dato il comando di passerella, lei mi ha guardato, si è buttato a terra e si è messa pancia in su. Risata generale simpatica da parte del mio coach, io un po' stranito, disse, dai, ma cosa? Che fai? Non capiva. Io e lei comunicavamo male, lei mi aveva dimostrato questo suo grande disagio, quindi col senno di poi ho capito che chi ha sbagliato obiettivamente ero io, ma era proprio un insieme di cose, andava portata fuori da quella situazione. Io da conduttore, proprietario, gestore della situazione, dovevo prendere in mano le redini, e lei poteva benissimo cavarsela sola semplicemente dicendo vai, cioè io sto qua, non voglio, rifiutandosi. Non era un obbligo, però non c'era la giusta motivazione. Quindi c'è da dire che in questo appunto il pastore scozzese in generale si dimostra ben disposto a fare tutto quello che il padrone lo richiede, però lo è disposto quando il padrone lo richiede nel modo giusto, chiaro, con uno scopo. Uno scopo che anche il cane stesso deve capire. Quindi bisogna trovare la modalità giusta per addestrare il nostro pastore scozzese, perché se lasciamo tutto al caso non va bene, perché se vogliamo dire appunto, considerando un difetto questa loro malmostosità, in realtà non lo è, perché lo sono così a priori, ma siamo noi che non sappiamo porci. Persone, nonostante il carisma e il carattere, quindi è bello elevato, se sanno comunque come porsi davanti a quello che è un pastore scozzese, ottengono da subito ottimi risultati. Quindi cani da famiglia, perché possono stare benissimo in una famiglia che li rispetta, che li tratta bene, con cui fare attività, che può essere, non dico attività da divano, anche se loro potrebbero stare, perché vedono un concetto più largo della cosa, vedono la famiglia come qualcosa di chiaro, qualcosa di bello, qualcosa dove, se il mio cane lì, si sta godendo quello che è il momento del suo gregge, della sua situazione. Se io lo rendo complice, partecipe di un'altra attività, faccio bene a me, faccio bene a lui e ci divertiamo davvero, davvero, davvero tanto assieme. Infatti, bene. Per esempio c'è anche un video che volevo far vedere adesso della questa meravigliosa canina, che è a 360 gradi. Sì, è la smooth a 360 gradi questa, che è venuta a mancare da poco, però... Thank you.
In questo video spero che si veda innanzitutto l'amore del cane, anche se non si può vedere gli occhi, i famosi occhi sognanti, che sono uno degli emblemi di quello che è la nostra razza, non si possono vedere in queste fotografie, ma si capisce a tutto tondo quello che è l'amore di questo cane per la propria proprietaria, il proprio conduttore. Ed è quella la chiave di lettura che dobbiamo avere e ottenere in una collaborazione bella con il nostro cane. Lavoro, certo. E sport. Partendo da quando è piccolo, quindi già un allevatore può, non dico valutare, ma avere delle piccole accortezze per capire qual è il cane che può essere predisposto a determinate cose. Tra allevatori si può consultare per capire quali sono anche questi piccoli segnali che fanno partire il nostro warning su, per dire, ah, questo potrebbe essere un cane meraviglioso in agility, questo in obedience, cioè, fare anche dei piccoli test, perché ormai, soprattutto nella società moderna, non c'è più come era una volta. Appunto, il cane lo metti lì, lo metti davanti alle pecore, vedi quello che fa, ma bisogna un attimino adattarsi a tutto quello che è la nostra vita attuale, quindi giocando con un semplice piccolo riporto della pallina, quando piccole attività che giocando, è il motto della mia federazione, giocando formiamo campioni, perché il risultato lo si ottiene quando davvero si crea il binomio. Quando si crea il binomio, quando anche porto degli allievi in gara, ogni gara è vinta quando vedo le persone che si divertono col proprio cane, partendo quindi da quello che è il lavoro di selezione allevatoriale di un allevatore di pastori scozzesi, capisce già qual è anche la famiglia adatta per questi cuccioli. Le famiglie possono valorizzarli in un determinato modo semplicemente capendo come approcciarsi da subito per non avere problemi, perché la cosa più assurda mi è capitato quest'anno, tra le varie cose che in realtà, poi in realtà non sono neanche tanto assurde, sono semplicemente una sbagliata lettura di quello che è il comportamento del cane. Sono state richieste in cui mi venivano detto: ah, non devi assolutamente aiutare perché il mio cucciolo mi morde, è aggressivissimo. I cuccioli come fanno a parlare tra di loro nel linguaggio canino? Usano la bocca perché tirano il pelo degli altri, giocano, fanno, disfano, è il loro modo di comunicare. Con noi devono comunicare in un altro modo, ma bisogna pur sempre semplicemente farglielo capire che anche il nostro linguaggio è diverso dal loro. Quindi quando un cucciolo ti viene lì e ti prende la caviglia, non lo fa perché ti sta aggredendo e ti vuole uccidere. No, è solo attenzione. Lo sta facendo perché vuole attenzione, vuole un gioco. Quindi partendo da lì, in realtà si può arrivare non solo a quello che è un'educazione base e basilare per una gestione di famiglia bellissima, ma da quello che poi diventa un cane sportivo. Perché comunque sappiamo che un cane da lavoro ha geneticamente delle predisposizioni molto elevate a fare determinate cose, quindi avere la possibilità di metterlo anche alla prova, ma lo non fa, è bello da vedere. Metterlo alla prova giocando, affidandosi ai consigli giusti da istruttori educatori competenti, fin da quando il cane è piccolo e cucciolo, è svezzato da poco, che ha già fatto un processo di conoscenza e di competenze, quindi che ha acquisito le competenze fin da quando era dall'allevatore, poi da lì noi inteso famiglia, possiamo davvero avere un cane con cui lavorare. Come ho detto all'inizio, il lavoro nel senso stretto è la pastorizia, ma tutto quello che giornalmente noi facciamo è lavoro. Quando io chiedo a un mio allievo, durante magari una settimana o in questi periodi lockdown,
purtroppo anche molto più lunghe, quasi con la DAD, perché con la didattica a distanza, perché c'è poco da fare. Hai lavorato questa settimana e semplicemente magari il lavoro voleva dire giocare col proprio cane in un determinato modo che le avevo consigliato di fare, dargli attenzioni nel modo giusto, passare del tempo di qualità più che di quantità, perché adesso Sì, magari la noi abbiamo anche più tempo di stare a casa, poi tra persone che allevano, persone che fanno il mio lavoro, tempo ce n'è poco perché comunque gli animali sono la nostra vita e meritano tutto il tempo che abbiamo. Magari una persona che semplicemente tra virgolette, comunque fa un lavoro da impiegato, fa un lavoro d'opera, fa un lavoro in cui sta molto più tempo da solo. Adesso abbiamo una situazione dove abbiamo più tempo da dedicare al nostro cane. Però quel tempo lì non deve essere solo di quantità, ma deve essere di qualità. di Nel qualità. momento in cui queste persone tornano a lavorare, vanno a eliminare tutto il tempo di quantità, ma dandogli una qualità elevata e gestita nel modo corretto, non vedo assolutamente problemi. Come nell'esempio, parlando della mia famiglia, mia sorella lavora, comunque lavora, ma dà una qualità allucinante ai suoi cani, molto più della mia. Cioè, lo dico e non lo nego assolutamente, perché Superato. assolutamente, cioè se io facessi con i miei cani quello che fa lei con i suoi, non parlo di risultati, di medaglie o di sport o altro, No, sarebbe il ma parlo di top. soddisfazione Sì. personale, sarebbe un appagamento, una cosa, cioè un obiettivo che mi piacerebbe raggiungere. Quando tutti i giorni lei o anche altre persone che hanno comunque dei miei cuccioli, che tutti i giorni mi mandano fotografie, aggiornamenti o altro, e vedo per me è una gioia, perché quello è tempo di Certo. qualità, 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 che può essere anche una bella passeggiata, andare in montagna, andare al mare, curare, o anche mi dico, oggi ho provato a lavare, l'ho fatto così, ho fatto cos'ha, è una Condividere il qualità, tempo è con una loro. condivisione del tempo elevatissima, dove se tu ne hai, ci puoi mettere tutto il tempo che vuoi, perché puoi metterci anche tutta la giornata, però senza mai arrivare a stufare il cane. Perché soprattutto ritornando al discorso dell'addestramento, se io inizio pam 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 perché ho tutta la No. giornata, lo brucio, soprattutto nella nostra razza, brucio le tappe e rovino quello che è il nostro rapporto. Poi è difficilissimo recuperarlo, perché non siamo noi persone in grado di essere davvero così tanto interessanti da poter recuperare tutto quello che abbiamo perso, scocciando e diventando pesanti per i nostri. Poco, ma di qualità. Poco, sì, il giusto, il giusto. L'importante è che ci Di sia la qualità, qualità. non tanto la quantità, ma la qualità. La Piccole qualità. dosi, abbastanza ripetute, più ne ho, più ne metto, ma con tantissima qualità. Grazie. Bene. Allora, io ti ringrazio per il tuo tempo. Ringrazio Alessio alla regia, ovviamente, che grazie a lui abbiamo fatto tutto questo. Ringrazio il consiglio della SIC che ci ha permesso anche di fare questa cosa. E tutti quelli che hanno seguito questa. Ah, è arrivato anche Simone. Quindi spero che sia stata una bella cosa per tutti e speriamo appunto di ripeterle in futuro. Oggi abbiamo parlato un po' in generale di un macro argomento, però sicuramente si Sì. possono andare su cose dettagliate facendo dei seminari Ma molto penso che interessanti. comunque ci sono stati dei piccoli consigli, un po' per tutti, quindi. La voglia di far innamorare di questa razza che può darti tanto anche sotto questo punto di vista. Sì, di rilanciarla un po'. Ragazzi, Simone? siete stati veramente molto esaustivi e devo dire che penso Grazie. che avete trasmesso quello che secondo me è una delle caratteristiche fondamentali del Collie, e cioè il fatto che il Collie non lavora da solo, il Collie non fa le cose da solo, il Collie fa le cose insieme a noi. Quindi quando la gente dice, ma cos'è che ha bisogno il Colli per tornare a lavorare come una volta? Solo ed esclusivamente di persone che lo facciano lavorare. Perché
è una razza che ha mantenuto inalterate le sue caratteristiche, magari noi cerchiamo di non proprio coltivarle, ognuno con le sue ragioni, soprattutto di tempo, quelle che sono le caratteristiche, ma lui c'è, e se si vuole lavorare col Colli lo si può benissimo fare, ci si diverte tantissimo perché si lavora insieme al Colli e non si fa fare un lavoro fine a se stesso. Mi fa molto piacere che questo ciclo di eventi sia iniziato con il lavoro e con lo sport, perché effettivamente ne sentiamo bisogno come società, come allevatori, come semplici appassionati. Il Colli deve tornare ad avere quella visibilità anche nel mondo, non solo esclusivo, soprattutto nel mondo lavorativo, inteso come sport, come lavoro tipico, anche se magari non professionalmente, anche se so che ci sono persone che lo utilizzano proprio per la cura delle greggi ancora tuttora in Italia, e grazie anche a loro. Poi lo si può fare anche un po' più divertendosi, è importantissimo, quindi mi ha fatto molto piacere che il primo evento sia stato dedicato proprio a questo. Grazie a tutti e due, siete stati... Grazie a voi. E a presto col prossimo evento, che si terrà tra una ventina di giorni. Sarà questo riservato solo ai soci SIC. Sulla piattaforma ENCI avrà come oggetto un'analisi un po' tecnica dello standard nel corso dei secoli, a partire dal 1800 fino ad arrivare ai nostri giorni, con deviazioni sui vari tipi e sulle varie interpretazioni dei tipi anche nelle varie parti del mondo. Grazie a tutti e grazie soprattutto grazie a voi. Ciao. Buonanotte. Ciao. Buonanotte.